Per far rispettare queste misure, il ministro dell'Interno Lamorgese ha annunciato controlli rafforzati in questi giorni di festa, soprattutto nei giorni in fascia rossa, tanti posti di blocco lungo le strade. Allora sentiamo che cosa viene richiesto in caso di controllo in questa intervista di Annalisa Salzano al commissario capo della Polizia di Stato, Alessandro Tundo. Seguiamo. Al cittadino viene richiesto innanzitutto di esibire un documento di riconoscimento che deve essere poi attestato nel modulo di autocertificazione e fondamentalmente viene chiesto la motivazione che giustifica lo spostamento, quindi è molto importante indicare l'indirizzo di provenienza e anche l'indirizzo di destinazione. È necessario che poi il soggetto giustifichi l'uscita, diciamo, della propria abitazione per le motivazioni previste nel decreto, quindi per esigenze lavorative, per motivi di lavoro o di studio o per altre situazioni di necessità. Ecco, attenzione perché poi chiaramente queste informazioni vengono scaricate in un database, sì, giusto? Vengono scaricate in un database dove è consentito fare dei controlli incrociati per verificare la veridicità o l'eventuale, insomma, inesattezza delle dichiarazioni riportate nei moduli di autocertificazione.